Grazie.
sto finendo di pulire la sala. Allora, avete visto, io ho pulito, ho sistemato tutti i mobili e io adesso sono tutto qui sul divano perché voglio vedere. Non so come mettere, come sistemare ancora bene le cose, quindi intanto lascio così, comunque ci penso nel frattempo. Sto pulendo dall'altra parte adesso qui del tavolo, questi sono tutti i cuscini, ho spostato già le due sedie che ho già pulito sotto le sedie, adesso sposto le altre e poi vado avanti. E queste cose qui sono le lenzuola che avevo prima che sono da lavare, qua c'è la divisa di mia figlia, che si deve lavare, questa invece è quella pulita, e quelle cose lì sono i vestiti del lavoro di mio marito che devo stendere, che stenderò adesso fuori prima di andare a prendere mia figlia da scuola. Allora, volevo farvi vedere invece nel frattempo, mia mamma per la festa della donna mi ha regalato, sono sudata, la mimosa che l'ho messa qua, siccome, come potete vedere, perché ha un odore particolare, a me non piace tantissimo. Invece oggi che è il mio anniversario di matrimonio, faccio 24 anni ragazzi, 24 anni, mi ha regalato ieri sera questo qui, che è un narciso penso che sia, bianco, il profumo, a me piacciono i fiori ma i profumi non tanto, però il pensiero è quello ed è bellissimo e sono contenta. Poi mi siedo 2 minuti perché non mi sono ancora seduta e vi dico un attimino. Prima di andare avanti e prima di andare a prendere mia figlia, con lo sfondo un po' così, mi ha regalato poi questa crema fluida con lavanda, melissa e rosmarino, tonificante e rinfrescante per il corpo. Non so com'è, quindi proverò e vediamo. E poi mi ha regalato queste altre due cremine della Just. Crema alla calendula e pedicrema, crema per i piedi con mandorla e arnica. Mia mamma mi ha fatto questi regalini qua per l'anniversario di matrimonio. Ho finito il libro questo qui di Meryl Streep che avevo fatto già vedere l'altra volta. Dopo di questo ho letto questo qui di Gemma Townley, costava 9,90, mi è costato 2,97. Cura miracolosa per un'inguaribile romantica. Parla di Kate, che è una ragazza di 29 anni che vuole trovare l'amore. Lei è una ragazza che vuole l'amore con la A maiuscola e vuole i fuochi d'artificio e vuole i film come In Pretty Woman, tipo Richard Gere che arriva col cavallo bianco e vuole l'amore, sta cercando l'amore, è andato in alcuni, ha fatto alcuni date speeding, se non mi sbaglio si chiamano così, cioè incontri quelli a tot tempo, e non si è trovata bene, ha trovato tutti uomini che non erano interessanti per lei, non gli piacevano. I suoi amici, Sal, che è una donna sposata, e Tom, un amico suo, anche lui, che vivono vicino a lei, la chiamano inguaribile romantica. Lei però vuole questo amore con questa A maiuscola, ripete. Allora, lei un giorno, intanto che guardava internet, ha trovato un manuale per inguaribili romantiche. E nel dubbio così, non sapendo cosa fare, alla fine lo prende. E questo manuale gli dà degli aiuti a come trovare l'amore. E lei piano piano legge questo libro e piano piano cerca di mettere in atto quello che dice il libro. Ok, è carino, io non dico altro perché non voglio spoilerare, quindi è molto carino come libro. Quelle persone come me che ogni tanto hanno voglia di leggere, hanno tempo più che voglia, tante volte è il tempo che manca, voglia di leggere sempre cose leggere, che io sono tipo di libri apposta leggeri, e questo qui ve lo consiglio, non è male, è carino. Va bene, dopo avervi detto anche questo io vado avanti a fare le mie pulizie perché tra un po' devo andare a prendere mia figlia, poi devo cucinare, devo ancora fare il menù di oggi, oggi in realtà della settimana, non di oggi, scusate.
Oggi in realtà abbiamo un po' di avanzi di ieri, che abbiamo fatto un po' di grigliate, quindi è avanzato quello, e poi io ho anche un pochino di pasta con micose col pesto, col pesto, quindi ci arrangeremo con quello. Però devo andare a fare un pochino di spesa apposta, e poi dopo che vado a prendere la mia figlia pomeriggio dovrei andare da questa Bono, da Dicotà, perché sono andata l'altra volta ma ho dimenticato di prendere le spugnette per lavare. Quindi prendo le spugnette, mia figlia, dato che è lì, deve fare un regalino a una sua amica. E non so, vorrei passare dai cinesi a prendere Diavolina, perché quello che ho messo, avete visto, ho messo l'ultimo scatolo lì e serve anche a mia mamma. Quindi dovrei andare a prendere quello, ma non so se vado oggi addirittura o se vado addirittura domani. Quindi io vado avanti a fare le mie pulizie e non so, questo video mi sembra già abbastanza lungo, quindi io direi che vado avanti a fare le pulizie, a riprendere. Se casomai è troppo lungo, vi saluto. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia, ci vediamo al prossimo video.